ci siamo, siamo all'ultima puntata dell'attesa per questo 2024, in una splendida giornata di sole, in una piazza grande che ormai si è spogliata di quelli che sono i simboli della festa, dei stendardi, dei gonfaloni. Andiamo come di solito a vedere fra poco il video della festa dei ceri piccoli, quella che chiude poi le nostre feste, che si è tenuta domenica scorsa 2 giugno, però prima volevamo farvi un regalo, un video curato dalla nostra Veronica Cacciamani che racchiude un po' tutte quelle immagini che molto spesso nel corso delle nostre dirette, quella del 15 maggio, quella dei ceri mezzani e dei ceri piccoli, non possono essere racchiuse. Angolazioni, sfumature particolari, e in questo video troveremo anche tante voci, le voci che ci hanno accompagnato non solo quest'anno nel corso della festa dei ceri nell'attesa, ma anche negli anni passati. Il nostro vuole essere anche un tributo a tutti i nostri operatori tecnici che tanto si danno da fare, che tanto lavorano, perché poi tutti quanti noi possiamo anche assaporare attraverso le immagini la nostra festa. Quindi gustiamoci questo video e subito dopo ci risentiamo, ci rivediamo per il video invece della festa dei ceri piccoli. Il cero non è soltanto un mediatore culturale, ma è un portatore di tutti i nostri ricordi. La memoria è la cosa più importante. È come quando aspetti un figlio, aspetti il desideri, poi quel giorno piangi, soffri, gioisci e esplode la gioia. Perché siamo tutti proprietari, oggi tutti proprietari e tutti siamo giorgiani! E ricordo che quando vide l'alzata in Piazza Grande, con quelle tre splendide architetture su alzata, dice... Se io dovessi identificare Gubbio, la festa, i ceri, non lo faccio, neanche con la camicia del colore, ma nel fazzoletto. Penso all'amicizia, io se penso ai ceri penso all'amicizia. È un'emozione molto, molto particolare perché allo stesso tempo lì c'è la vita. Lì c'è la vita e ci ricordiamo di, non soltanto di tutti quelli che non ci sono più in quel momento, ma di quanto è importante, siamo fortunati a vivere questa festa. Si preservi questa presenza, questa carne, questo sudore, queste puzze, perché i ceri sono fatti anche di odori, no? Quando stai lì senti l'odore dei ceri, è inconfondibile. Assolutamente.
entri sotto il cero non senti niente, prendi il cero e vai. E poi quando uscivamo dal cero ci si abbracciava tra la muta perché andava sempre bene. È la pace quella che conta, è l'amore quella che vince. È l'amore quella che vince. Alla fine il cero è anche, diciamo così, la coglionarella, ma sì. Ci sta in buona, voglio dire, no? Senza finire, no? È l'amore quello che vince. Hai capito? No, per me è lo spirito quello che vince. Sotto il cero si stringono i denti, ci si incita, si impreca, si esaltano la volontà e la forza morale. È la coscienza millenaria di appartenere allo stesso gruppo, una completa identità di cultura. Come preannunciato, ora è il momento del video riguardante la festa dei ceri piccoli che si è tenuto domenica scorsa. Un'altra splendida giornata dove i bambini sono stati protagonisti, diciamo, forse avrebbero dovuto essere i protagonisti, perché in alcuni frangenti, malgrado i mille appelli delle istituzioni ceraiole, ma degli stessi bambini, degli stessi capodieci, a essere lasciati vivere la propria festa da soli, qualche incursione di troppo c'è ancora stata. Il nostro auspicio è che in un anno si riesca a fare un qualcosa per far capire che la festa è loro, è il loro gioco, è il loro modo per diventare appartenenti alla nostra festa e non hanno bisogno delle incursioni di noi adulti per vivere una splendida giornata. Noi comunque l'abbiamo riassunta in questo video che dura all'incirca un'oretta e riprende le fasi clou della giornata del 2 giugno, la festa dei ceri piccoli 2024. Thank you.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Con questa visita al cimitero, luogo del riposo dei nostri ceraioli defunti, rinnoviamo la nostra fede nel Cristo morto e risorto e in Sant'Ubaldo, che hai posto quale segno luminoso nella nostra Chiesa Ugubina a sostegno della nostra fede. Oh, hey!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
stasera qui insieme ancora una volta per dire grazie a Sant'Ubaldo. È un grazie fatto con la fatica, con l'emozione, con il cuore. È un grazie profondo, perché veramente ancora una volta Sant'Ubaldo vi ha donato una giornata meravigliosa. Una giornata che deve rimanere impressa nei vostri cuori, nelle vostre menti, perché poi possiate vivere tutti i giorni di questa grande esperienza di vita, grazie a tutti voi che avete reso possibile questa festa dei ceri. Siamo ai saluti finali, perché come dicevamo questa era l'ultima puntata dell'attesa del 2024, è il momento dei saluti ma anche dei tanti ringraziamenti. Ovviamente ringrazio innanzitutto il direttore Cinzia Tini, che ci ha dato di nuovo la possibilità, il tempo e la disponibilità di realizzare questo nuovo ciclo dell'attesa, di tutta la redazione che ha contribuito, in particolare della linea Green che quest'anno mi ha accompagnato, Chiara Radicchi, Giuseppe Nicchi, Giorgio Fondacci, Marco Minelli, la consulenza e il contributo indispensabile di Giacomo Marinelli Andreoli, la pazienza di Veronica Cacciamani, che è stata sempre insieme a me in questi due mesi dell'attesa. Speriamo di avervi fatto compagnia, di essere stati con voi in questo lungo periodo che ci ha accompagnato prima della nostra festa, insieme alla nostra festa e dopo la nostra festa. L'appuntamento con l'attesa, lo speriamo tutti, sarà per il prossimo aprile 2025. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata.